Allora iniziamo la conferenza stampa dei Pionieri di Luca Scivoletto. Abbiamo qui alla mia sinistra il regista Luca Scivoletto, il produttore Domenico Procacci e poi ci sono gli attori, i protagonisti, che sono Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Matilde Sofia Fazio e Danilo Di Vita. In prima fila, sì, se lo meritano. Per Rai Cinema abbiamo Sara Conforti e Teresa Pasquini, per Fandango Laura Buffoni, il produttore delegato del film Gianluca Pignataro, la sceneggiatrice Eleonora Cimpanelli, lo sceneggiatore Pierpaolo Pirone, il produttore esecutivo Attilio Moro, la montatrice Alice Roffinengo, il compositore Alessandro Asso Stefano o Stefana e la moglie del regista Laure Franchet d'Espery. Io spero di aver pronunciato bene e soprattutto di aver detto la presenza di tutti. Va bene? Vogliamo cominciare? Allora, come al solito chiedo sempre se qualcuno dalla sala vuole iniziare, però non vedo mani alzate, e allora inizio io però per rompere il ghiaccio. Allora io inizierei dal regista, da Luca Scivoletto, e vorrei capire come nasce questo film, perché ho letto che c'è anche un romanzo che ha lo stesso titolo. Buongiorno a tutti. Sì, è particolare la nascita di questo film, un po' come è stato sviluppato. Allora, lo spunto è questa immagine di scarpe parlanti, che sembra una cosa da pazzo in preda all'LSD. In realtà io da ragazzino sono svenuto più volte nelle sezioni del Partito Comunista, che ci andavo con mio papà, che non aveva tanto tempo per stare con me, che era appassionato appunto di politica ed era un funzionario di partito, quindi non un semplice militante, era un soldato del partito, diciamo. E quindi io, insomma, il tempo era poco. E mi trovai a raccontare questo aneddoto a Pierpaolo Pirone, qui presente, Eleonora, che saluto, che purtroppo è rimasta a Roma con l'amico Covid e non è potuta venire. E niente, allora dico, vabbè, ma sviluppiamolo questo spunto. Io lì per lì pensavo che sarebbe stato un buono spunto per un corto, per qualcosa. Comunque volevo fare qualcosa che facesse ironia sul PC italiano, in modo non retorico, veramente potendomi permettere, io che l'ho vissuto dal di dentro, di prenderlo in giro, di prendere in giro le famiglie comuniste, che è una fetta di storia del costume italiano oltretutto. Paese intriso di politica come l'Italia, il PC insomma ha avuto il suo ruolo e in un momento magari appunto come quello della fine degli anni Ottanta non proprio indagato, quindi lo spunto è stato un po' questo. Dopodiché ne parlo con Fandango, la storia finisce nelle mani anche di Fandango Libri, dice, ma che mi conoscevano, ho detto ma questa è una storia che va scritta anche in forma di libro, e quindi è cominciata una fase molto strana di, io mi sono messo a scrivere veramente questo libro raccontando anche oltre il soggetto, lo spunto che avevamo scritto con Eleonora e Pierpaolo e contemporaneamente la sceneggiatura, quindi un po' abbiamo detto anche con Laura Buffoni che ha seguito lo sviluppo, un po' un case studies, perché non è un film tratto da un libro, però un libro che ha avuto un ruolo nello sviluppo della storia, della sceneggiatura, e soprattutto penso è stato utile per me, cioè nel senso io sono arrivato sul set, poi in mezzo c'è stato il Covid, quindi è uscito il libro, Covid, il film poi l'abbiamo girato l'anno scorso, ed è stato molto utile per me per entrare ancora di più in una storia e penso anche per i ragazzi, la prima cosa che ho fatto con loro gli ho dato il libro. E questo è stato il 50% del lavoro, diciamo, di dialogo, di discussione, di prove. Cioè nel libro già c'erano tante cose, no? Tante backstory, per esempio. E quindi lo spunto è stato quello. Quindi un po' autobiografico, e poi siamo partiti per la tangente, una storia che racconta l'avventura, racconta la crescita, racconta crescere, e che impatto ha tutto ciò nell'amicizia, nell'amore e nei rapporti con la famiglia. Domande? Ecco, ce n'è una, per favore, se vogliamo dargli il microfono. Il microfono? No, è meglio. Grazie.
Io volevo chiedere al regista, ti puoi presentare Carlo per favore, Cine Città News. Volevo chiedere al regista se si è ispirato a Jojo Rabbit, perché i dialoghi con Berlinguer assomigliano molto a quelli con Hitler. No, no, perché proprio il film, il soggetto è precedente, sia l'idea dei pionieri sia proprio l'idea di inserire Enrico Berlinguer in forma di fantasma. Chiaramente quando è uscito Jojo Rabbit sono corso a vederlo perché c'erano dei punti in comune, ma non c'è stata un'ispirazione diretta, proprio c'è un discorso di tempi diversi. Il primo soggetto è del 2017-2016. Altre domande? Vado io. Allora vado dal produttore, da Domenico Procacci, e gli dico come si affronta produttivamente un prodotto del genere. Aspetta che accendo il microfono così almeno... Si affronta come anche in passato abbiamo affrontato tante volte delle opere prime e tantissime volte forse dei romanzi di formazione. Ricordo molti anni fa che addirittura avevo letto su una la recensione a un nostro film il solito romanzo di formazione della Fandango, cioè come fosse diventato un genere. Però confesso che a me personalmente e alle persone che lavorano con me il romanzo di formazione è effettivamente una... è un genere ed è un genere che è un modo di raccontare che ci interessa molto e ci piace molto. Così come continua a piacerci lavorare sulle opere prime, credo che sia importante farlo. Vedo spesso società che crescendo a un certo punto smettono di lavorare sul nuovo e cercano magari produzioni anche più importanti dal punto di vista dei numeri di alcune delle nostre, ma invece secondo me è importante continuare a farlo. Sono contento che Rai Cinema continui ad accompagnarci in avventure come questa. Mi piace anche il fatto che sia stato prima un libro e poi sia diventato un film. Mi piace perché un po' continuiamo un po' romanticamente a giocare su questa idea che Fandango non sia soltanto una società di produzione ma anche una casa editrice. Per un periodo abbiamo prodotto anche gruppi musicali, adesso continuiamo a fare le nostre colonne sonore. Insomma, il fatto di tenere insieme più modi di raccontare è secondo me è anche un bel modo di sviluppare un progetto. E il libro di fatto, mentre la sceneggiatura non lo è, il libro di fatto è un prodotto finito, no? La sceneggiatura, se non c'è un film, la leggono in pochi, se la godono in pochi, se è bella. Sono fogli stampati. Mentre un libro è un libro, quindi è già un primo risultato, e poi quando si riesce a fare un film ancora meglio. Sono molto contento del lavoro di Luca, e sono molto contento degli attori che ha trovato, è stato bravissimo a trovare e a dirigere. E voi non la vedrete, immagino, ma c'è un'imitazione di Luca Scivoletto che uno degli attori, non dirò chi, ma uno degli attori è in grado di fare, che è da Oscar. Beh, a questo punto siamo molto molto curiosi. Autorizzo. Chi è? Mattia Bonaventura, Enrico in Luca Scivoletto. Però insomma. Sì, esprimiti, prego, esprimiti. Teso e silenzioso sul set, no? Luca Scivoletto, ci dai l'opportunità di sentirli questi quattro straordinari professionisti alla loro, credo, prima esperienza, se non sbaglio? O magari qualcuno di voi aveva avuto, come la giovane protagonista del film precedente, la prima esperienza importante? Vabbè, sì, prima esperienza, cioè si parla comunque... Ho fatto una serie TV per Sky, però sì, diciamo, si parla di cioè comunque una prima volta. Niente, cioè, comunque è stato bello, anche cioè, con Luca si è creato un bel rapporto, perché veramente mi ha aiutato a poter entrare nel personaggio, che poi è molto distante da quello che... Ecco, infatti era la domanda che ti avrei fatto. Sì. No, vabbè, dai, Victor è un po' il mio antipodo, cioè io sono ad esempio un ragazzo molto abbastanza studioso,
Poi lui è un tipo prepotente, vabbè, anche se il rapporto con Enrico e poi con Renato ancora di più, diciamo, si evolverà, si relazioneranno in modo diverso e nascerà anche una bella amicizia. Però sì, è stato anche molto divertente poter, diciamo, mettersi nei panni di qualcuno che è molto, molto distante da me. Successivo? Beh, per me Renato è una persona, diciamo, abbastanza vicina a me, anche molto dalle cose che fa, le faccio anch'io nella vita reale, come per esempio la determinazione, che oppure quando Renato vuole ottenere qualcosa la ottiene sempre, o almeno cerca di ottenerla il più possibile, ci mette forza, determinazione, stessa cosa faccio io. Poi è stato bello lavorare con Luca, perché è un regista, a parte lavora, è davvero bravo, ma anche la relazione che ha dato a noi, che come ci ha trattati, come ci ha aiutati sempre, sia sul set che fuori, anche tutto ringrazio lo staff e anche i miei genitori che mi hanno dato la forza di arrivare fino a qui. E anche il permesso di fare questo film. E anche il permesso. Tutti i genitori che sono stati pazienti, vicini sul set, ma non invasivi, però insomma, è stata una forza. Vai. Allora, limitatore adesso. Allora, sì, io sono d'accordo sia con Francesco sia con Danilo, perché Luca è riuscito, a parer mio, a tirare fuori il meglio di ognuno di noi. Ci ha lasciato molta libertà di interpretazione, perché secondo me lui voleva intrecciare i nostri caratteri con quelli che alla fine erano quei là dei personaggi, e devo dire comunque ci è riuscito alla fine, ci ha aiutato sia dentro che fuori al set, dove io mi sono sentito molto, mi sono sentito accolto fin da subito. Mi sono relazionato abbastanza bene, penso, sia con i membri della troupe sia con quelli del cast e appunto con Luca. In Enrico mi rispecchio abbastanza e diciamo Enrico è un ragazzino che sta attraversando, sta per entrare nella fase adolescenziale, dove però ancora diciamo si sente come posso dirlo, si sente abbastanza come insicuro? Sì, si sente attaccato ancora ai genitori che gli impongono una vita non come quella di tutti i ragazzini, e lui a un certo punto vuole liberarsi di questa vita e vuole diventare un ragazzino come tutti. Allora, insieme al suo migliore amico, poi decidono di scappare e di attraversare una bellissima estate, secondo loro, che però poi non finirà al meglio. Adesso tocca a Matilde. È stato bellissimo. La principessina del set, presumo che sia stata. È stato bellissimo partecipare a questo progetto, sia perché mi sono ritrovata molto con tutti in generale, poi l'ambiente era molto familiare, si è creato un rapporto speciale con ognuno, con ogni singola persona, a partire dalla produzione, alla regia, fino ai reparti. Poi Luca, vabbè, rendeva tutto più divertente, cioè si è creato un rapporto speciale perché ci ha aiutato ad entrare ancora di più nei personaggi grazie ai suoi consigli, e poi ci permetteva di dare colori diversi al carattere dei personaggi, anche a seconda del nostro carattere, a seconda della nostra personalità, e secondo me questo è bello perché comunque c'era una libertà sul set, cioè che rendeva tutto più piacevole, meno stressante, era pronto ad ascoltare ogni singolo scherzo, a stare al gioco, ed era bellissimo. Con il personaggio di Margherita, allora io mi sono innamorata fin da subito del personaggio, infatti già fin dal primo provino ho detto no, vabbè, questo deve essere mio il ruolo, perché cioè, mi è piaciuto fin da subito.
E infatti poi quando me l'hanno detto sono scoppiata a piangere, cioè è stata un'emozione unica e mi ci rivedo molto perché lei è una determinata, è una che vuole raggiungere i suoi obiettivi, il suo obiettivo che è quello di trovare il padre in una città della Sicilia e quindi c'è cioè, la sua determinazione secondo me da insegnamento per tutti perché non si lascia, come posso dire, distrarre da niente e poi però in realtà capisce che non può far tutto da sola, ha bisogno degli amici e che poi si rivelano qualcuno anche più di un amico e non se l'aspettava e niente. Beh, poi in realtà è il personaggio che aiuta più di tutti gli altri, sì, certo, si trova in realtà è quella che riesce a prendere le redini del esatto. Gioco e cercare di arrivare ad una meta. Luca Scivoletto, iniziare a fare il primo film con dei bambini, degli adolescenti, non vorrei offendere, ho usato il termine bambini, scusatemi, ma insomma è un po' il segno dei grandi registi? Non lo so, cioè, io ero più tranquillo in realtà come l'idea di cominciare con dei non professionisti, perché con dei ragazzini anche, insomma, per quanto molto professionali sul set, perché sono stati di una serietà, sì, ragazzi, considerate che hanno riso, sai la risatella che viene quando reciti, insomma, sì. Ridarella, una volta sola, tra l'altro per una cosa misteriosa, lei diceva Catania e tutti ridevano, tant'è che prima ha detto una città della Sicilia, perché sennò sarebbero scoppiati a ridere. A parte quel momento, inspiegabile, serissimi. Comunque, quindi, diciamo, la vera sfida, perché venendo da una amatorialità del cinema che veramente avevo l'età 12 anni quando ho cominciato a fare i miei corti, in realtà, non avendo attori a disposizione nella modica degli anni 90, così, facevo recitare i miei amici. Per cui ho usato le stesse tecniche, fondamentalmente. Cioè, vabbè che sono un po' più raffinate dalla eccetera, però nel senso è anche il documentario mi ha, come dire, loro hanno detto molto meglio di quanto avrei potuto dire io, cioè nel senso per me non esiste che io faccio un casting finché non trovo quella faccia là e poi gli faccio dire quelle battute, parliamo sempre di ragazzini di 12 anni, ovviamente è tutto un altro discorso sugli attori adulti, non esiste proprio, io devo andare a vedere i loro caratteri e ovviamente farli incontrare e laddove è possibile correggere qualcosa. In realtà poi questo è stato un istinto che mi ha portato in realtà a non tradire minimamente né Enrico né Renato né Margherita, perché si è lavorato veramente nel rendere reale qualcosa, c'è sempre questo passaggio, ci sarebbe stato comunque, quindi la vera scelta è capire non solo il talento e la capacità ma anche veramente quanta storia personale, no? Quanta motivazione personale, quindi mi sono sentito abbastanza tranquillo. Detto questo, c'è un problema proprio di gestione di 13-14 anni che è una classe di una scuola media, certo. L'ho capito i nostri insegnanti nella scuola italiana, è veramente una cosa molto faticosa, però sono stati veramente bravi, no? Quasi più difficoltà con gli adulti, nel senso che invece per un'opera prima misurarti con attori dalle esigenze anche delle domande, insomma, ti pone sempre un po' più, cioè, fa regista lì, insomma. Anche perché ce n'era uno che aveva un ruolo non indifferente, insomma, perché doveva interpretare. Immagino, a chi ti riferisci? Claudio Bigagli, insomma, mi sembra che avesse un onere piuttosto oneroso, ecco, scusate la ripetizione, ma insomma, interpretare Berlinguer anche se in maniera, diciamo, leggera, tra virgolette. Sì, Berlinguer è stato adesso poco interpretato, ci sono dei camei, delle cose, adesso, soprattutto negli ultimi anni. Io mi ero fissato su alcuni aspetti, tant'è che quando si è pensato all'attore poi alla fine ritornavo sempre su alcuni aspetti sia somatici sia caratteristici, non so nemmeno definire che cosa, cercavo una berlinguerità che era un insieme di piccoli dettagli sia somatici sia di atteggiamento, tant'è che proprio non corrispondevano minimamente agli attori che... cioè alla somiglianza, tant'è che gli attori venivano a parlare con me quando facevamo così questi incontri per capire, ma io non ci somiglio a Berlinguer, né volevo fare cose, trucco, niente. Allora
E in realtà Bigagli aveva quei tratti, ora non ti saprei dire, ma sono piccoli dettagli degli occhi, della... poi non complessivamente, poi abbiamo dovuto lavorare sui capelli per esempio moltissimo, però poi lui di suo ha messo tutta una sua capacità incredibile di lavorare sul dettaglio, quindi ha fatto una leggera gobba, no? Ha studiato il momento della mano. Come tenere la sigaretta, come tenere il giorno, insomma, tutte cose che gli attori, insomma, e là è stata veramente una cosa, ecco, lì ho sentito, sto facendo l'opera prima e sto imparando dagli attori, ma ho imparato molto anche da loro, però ovviamente lì era un ruolo un po' diverso, mentre lì è stato veramente un imparare, un capire anche quanto è fragile l'attore nella sua forza, insomma. Domande? Ce n'è una, sempre. Io volevo capire qual è stata la sfida più grande nel raccontare la sua generazione a questa generazione di giovanissimi e quali sono, soprattutto perché diciamo sempre che l'impatto politico sulla vita delle persone di ora è molto diverso rispetto a quello che avete avuto voi, anche avuto noi, e qual è la differenza più grande tra la generazione di 12 anni a cui insegnava il cinema quando era giovane lei e questa generazione? Allora, sempre faccio così, scusate, sì, è stato, forse bisognerebbe capire anche loro cosa risponderebbero a questa domanda. La sfida, sì, chiaramente devi spiegare un mondo che non è più il loro, quindi è un mondo in cui effettivamente, non la politica, comunque c'era un tipo, cioè l'Italia era organizzata proprio in modo diverso, cioè i partiti, le sezioni, anche chi non era figlio di funzionari come me, ma insomma, militanti o anche simpatizzanti, era una partecipazione alla politica quotidiana, basti pensare al numero di sezioni di partito che c'erano nelle nostre città, anche piccole, di tutti i partiti, no? Quindi era una realtà molto diversa in cui si faceva politica. Io però effettivamente faccio parte forse della prima generazione, cioè dell'ultima che ha conosciuto i vecchi partiti, la Prima Repubblica, però anche della prima che ha assistito veramente al distacco, perché io avevo, quando c'era Tangentopoli, 12 anni, 13 anni, e quindi il distacco dalla politica, dalla partecipazione. Già nella metà degli anni 90, alla fine degli anni 90, eravamo pochi quelli che, io stesso ero molto Enrico, scazzato, cioè non mi piaceva più di tanto, ogni volta che andavo a una riunione mi annoiavo, una cosa che tornava, quindi c'era quasi un legame tra il me e loro, perché abbiamo vissuto, io per prima, loro per ultimi, questa stagione di lontananza un po' dall'attività della partecipazione politica. Quindi spiegarglielo, ammesso che, insomma, poi c'è stato il libro che ha molto aiutato, devo dire, cioè con parole, come dire, io immagino, ma loro leggendo il libro sono entrati in un mondo, non loro, e che quindi tutto sommato hanno già, insomma, avuto l'idea di che cosa fosse. Poi certo, chiaramente ne abbiamo un po' parlato, abbiamo usato anche, per esempio il caso di Renato è emblematico, perché appunto Renato doveva crederci, cioè sì. Francesco, attore, questa è stata una sfida vera, cioè questa è stata secondo me la cosa più difficile, perché Francesco doveva sostenere un personaggio già di suo, già strano all'epoca, per l'epoca, cioè uno così appassionato di politica, addirittura ad essere comunista d'antan rispetto agli anni 90, e come faccio io con Francesco, no? Che di politica si interessa limitatamente, come è giusto che sia la sua età. Allora, abbiamo parlato molto della Juventus, siamo a Torino, quindi usavamo metafore. Vabbè. Per quanto riguarda, io non so se ti riferissi anche al pubblico della loro generazione o ho capito male io, ma beh, la sfida sì, non lo so, nel senso che io credo che comunque questa storia tiene su pilastri universali, cioè che riguarda proprio il crescere attraverso tante declinazioni, tanti aspetti della vita, cioè quando tu arrivi a 11 anni, 12 anni e devi capire dove devi andare, chi sei, ti stai trasformando e neanche te ne accorgi e giorno dopo giorno cambi, io penso che questo possa essere veramente tutta la generazione dei dodicenni, così per dire un numero, insomma,
dei preadolescenti di oggi credo possa rispecchiarsi totalmente nei problemi con la famiglia, nei confronti dei valori appunto che portano i genitori. Quindi io penso che ci sia assolutamente, e attraverso magari questo rispecchiamento, raccontare un pezzo di poi il comunismo c'è, ma è uno sfondo, è una storia. Che è uno sfondo storico in cui la storia è collocata. È importante che ci sia, magari farà sorgere delle domande, perché che è successo in Italia nell'89-90? A Berlino è caduto il muro, l'Unione Sovietica è crollata, okay, ma in Italia, che era un paese non comunista ma con un grandissimo partito comunista, che cosa è successo? Magari già da questa domanda la sfida è vinta, diciamo. Poi vediamo. Allora, c'è qualche altra domanda? Se no io vorrei chiedere al produttore se un film con quattro ragazzini protagonisti potrà essere un ponte, come parlavamo nel film precedente, per rieducare queste giovani menti alla sala cinematografica. È una speranza, è un'utopia? Non per rieducare, ma proprio per educare le giovani menti c'è bisogno di un lavoro molto più strutturato che un singolo film, perché comunque un film da solo non basta. Però ecco, se questo film aiuterà non solo loro che sono dentro il film, ma anche dei ragazzi della loro età intorno a loro, e magari anche non intorno a loro, a capire quanto può essere piacevole tornare in sala, è un discorso nostro, andare in sala forse per una generazione come la loro, insomma, bene, sono contento. È un film di cui io sono molto, molto felice, e che si rivolga, in realtà non si rivolge soltanto a una generazione quale la loro o poco più grandi loro, insomma, penso sia un film che possa essere goduto anche da persone adulte della nostra età. Assolutamente. Però ecco, a questa chance, quella di raggiungere, anche grazie a loro quattro e anche a come hanno lavorato bene loro quattro, un pubblico giovane, questo è bello. La sala salvata dai ragazzini, per parafrasare un romanzo molto importante. Grazie a tutti, grazie soprattutto a questi quattro straordinari, bellissimi questi ragazzi, protagonisti. Io ringrazio anche tutti quelli che sono presenti del film, la Fandango, Rai Cinema, lo sceneggiatore Pierpaolo Pirone, Alice Roffinengo, Alessandro Assostefana, che ha composto assieme a me, con la partecipazione mia, però con grandissimo merito suo, le musiche del film, quindi no, mi scordo qualcuno, Gianluca, Laura e tutti, grazie al Torino Film Festival che amo tantissimo, quindi felicissimo di essere qua. Grazie.